Ciao, buona domenica, benvenuti nel mio salotto della maglia. Io sono Valentina e questo è il mio canale YouTube. Questa rubrica si chiama Il Salotto della Maglia e è stata creata per lavorare un po' insieme ad un progetto che può essere di maglia, di uncinetto, quello che volete, di ricamo. È soltanto per stare un po' insieme e fare due chiacchiere. Chi ha deciso di fare il progetto di maglia e sta seguendo il maglioncino che sto facendo io, stiamo facendo un maglioncino a pannelli, significa che si fanno dei pezzi davanti, dietro le maniche e poi si cuciono insieme. Io non sono un insegnante, lavoro a maglia come voi e quindi vi farò vedere soltanto il mio modo di fare. Quindi eravamo rimaste alla parte dietro del maglione. Avevamo fatto un campione, avevamo messo sulle maglie giuste e dovevamo andare avanti fino agli scalfi. Quindi io sono andata avanti fino a dove secondo me andava bene la lunghezza dello scalfo. Per vedere questo ho preso un maglioncino che a me va bene e ho preso la misura. Forse vi dovrei far vedere il maglione, però non l'ho preparato, quindi se aspettate un attimo metto in pausa e poi riprendiamo il video. Eccomi qui, sono tornata. Allora, il maglione in questione è questo qui. Questo è un altro maglione che sempre che ho fatto io con la Delight della Drops. È una lana che a me piace molto, anche se dentro ha un po' di sintetico, non lo so, a parte i colori che sono bellissimi secondo me, e poi mi tiene calda, ecco. Allora, questo quando io l'ho fatto ho voluto riprodurre un maglione che avevo comprato e che adesso però non ho qui. Diciamo che è stato riprodotto abbastanza fedelmente, io lo indosso bene. L'unica differenza con questo che sto facendo l'ho fatto leggermente più largo perché lo volevo un po' più morbido addosso. E quindi niente, che cosa ho fatto? Allora, ho fatto il bordo come lo avete fatto voi. Vedete, questo ha degli spacchetti laterali, non so, non ho idea, ci devo pensare ancora se li farò. Quindi ho fatto la lunghezza di questo e sono arrivata praticamente agli scalfi. Per fare gli scalfi, questo ho fatto una manica a giro, ma non mi piaceva molto come è avvenuta, quindi questa del maglioncino azzurro sto cercando di farla un po' diversa. E quindi ecco, questi sono gli scalfi. Allora, io che cosa ho fatto? Vedete? È proprio bella questa lana. Che cosa ho fatto? Ho diminuito le prime 5 maglie, dopodiché ho fatto 4 diminuzioni di una maglia soltanto, ovviamente a tutte e due le parti. Quando io faccio la diminuzione, praticamente lavoro le prime 2 maglie e poi diminuisco. Dopodiché questo l'ho fatto per 4 volte, un ferro sì e un ferro no, quindi 5 maglie che ho diminuito tutte insieme. Una volta l'ho fatto a diritto, quando è finito il ferro a diritto ho diminuito anche sul ferro a rovescio, che mi sono così ho diminuito da una parte e dall'altra le 5 maglie, ok? Dopodiché al ferro diritto ho diminuito una maglia
una maglia all'inizio, una maglia alla fine, dopo aver lavorato due maglie a diritto, poi ho lavorato il ferro a rovescio e non ho diminuito, poi ho lavorato il ferro a dritto, ho diminuito questo per 4 volte. Dopodiché, anziché fare la diminuzione ogni due ferri, l'ho fatta ogni 4, quindi sarebbe questa qui, praticamente. Eccola qui. La diminuzione, poi ho fatto due ferri e qui a questo ferro qui dovrò fare un'altra diminuzione. Questo perché, leggendo il mio libro, che a me è davvero di tanto aiuto e credo perché è scritto in modo molto semplice, questa parte sugli scalfi e le maniche ti fa vedere i vari tipi di appunto di scalfi e di maniche. Io ho scelto la manica a giro e qui mi dice adatta a indumenti di buon taglio per adulti e bambini. Può essere agevolmente indossata sotto cappotti e giacche. Agio da attillato a morbido. Allora qui ci dà poi le istruzioni per lavorare il davanti e il dietro. Io adesso mi avvicino alla telecamera con la speranza che non che riesca bene a mettere a fuoco e magari se riuscite fate uno screenshot di questo che vi faccio vedere, che sarebbe, vediamo, questa scritta qui. Ok, allora che cosa ci dice? Ci dice per lo scalfo al punto X intrecciate tante maglie quante ce ne saranno in circa 2,5 cm. Io ho preso il centimetro, ho visto quant'era e per me erano 5 maglie. Poi diminuite ogni due ferri per raggiungere la necessaria ampiezza delle spalle. Quindi voi prendendo un vostro maglioncino che vi sta bene, come vi piace alle spalle, prendete questa misura qui. Io la mia non me lo ricordo quale era, comunque la misura sarebbe questa. Voi dovete prendere questa misura qui, da qui qui, ok? E con le diminuzioni dovete arrivare a quella misura lì. Giusto? Quindi qui vi dice di diminuire ogni due ferri. Che cosa ho fatto io? Anziché, cioè le prime 4 maglie le ho diminuite ogni due ferri. Dopodiché ho fatto ogni 4 perché avevo paura che diventasse troppo, che andasse magari a finire un po' troppo dentro. Allora ho cercato di accompagnare, anche perché vorrei un giro manica abbastanza ampio. Io mi ricordo quando lavoravo con quella signora di cui vi raccontavo nei video precedenti, lei mi diceva sempre che il giro manica deve essere comodo perché l'inverno metti le camicie, metti le maglie, quindi non ti deve tirare perché poi è brutto quando tira magari qui all'altezza del seno, no? E allora diciamo che per una persona che porta, io per esempio porto una taglia L su per giù, la parte di sopra, mi piace essere comoda e per me la taglia L va bene. Il mio giro manica dei maglioni è a un'altezza di 21 centimetri, quindi per arrivare all'ampiezza delle spalle e all'altezza dei 21 centimetri senza, cioè cercando sempre di diminuire, quindi dare un garbo a questa diminuzione dello scalfo, io ho deciso di farlo ogni 4 ferri.
Poi ragazze, c'è sempre da dire una cosa, che io provo se nel momento in cui vedo che non mi piace, io disfo tutto e lo rifaccio, perché non essendo, diciamo, esperta, non essendo una designer, non so, io adesso mi conosco e so che questo andrà bene, ma nell'eventualità in cui non va, tanto voglio dire, sto lavorando con il 4375, adesso non mi ricordo, comunque è un ferro abbastanza grande, si fa subito, poi la lana non è difficoltosa da disfare, eccetera eccetera. E quindi niente, se voi siete arrivati al punto dove vi piace, prendete il vostro bel maglione, arrivate all'altezza che vi piace, misurate questi 2,5 cm, vedete quante maglie sono e poi piano piano, piano piano, diminuendo, dovete arrivare ad avere questa larghezza qui. Dopodiché, questo è il davanti, ma il dietro sarebbe così, deciderò se fare le spalle con un'inclinazione o rimanere dritte. Credo le farò con l'inclinazione perché la lana merita e è giusto che facciamo un buon lavoro, perché io a volte sono sbrigativa e quindi insomma cerco di fare le cose più veloci possibili, però insomma questa volta la lana è una bella lana. E, per quanto riguarda le diminuzioni, ci sono tanti video su YouTube, oppure magari potrete andare a vedere, magari se avete dei libri, comunque sono abbastanza semplici. Io sto facendo delle diminuzioni molto semplici, la diminuzione che mi va a sinistra sto facendo una cavallata e la diminuzione che mi fa a destra sto facendo due maglie insieme a diritto. Più semplice di così. Qualsiasi cosa poi mi potete scrivere tranquillamente o sotto i commenti di questo video o anche in Instagram. Io per quanto riguarda questa cosina qui spero di aver detto tutto, spero anche di riuscire in settimana a finire, ad arrivare alla fine, in modo che così poi magari domenica rifarò un altro video, così andiamo avanti, vediamo un po' se riusciamo a finirlo per Natale, speriamo di sì, anche perché ovviamente io ho in mente di fare altre cose, per esempio, intanto che chiacchieriamo io lavoro, così non ci perdiamo d'animo. Per esempio mia figlia, che lei è, gli piace tanto avere le cose, tutte, gli piace, insomma è un po' una fashionista, insomma, no? E, però mi diceva che quando magari sta ferma a studiare o a scuola o a casa sente freddo e allora dice, guarda, dice mamma, dice io avrei bisogno di qualche cardigan, che ne pensi? E quindi ho detto sì, va bene, vediamo, scegliamo la lana e vediamo un po'. Io per esempio, anche io li uso tantissimo e mi tengono caldo. Poi una cosa è quando li compri, una cosa è quando li fai da sola, insomma, ecco. E quindi ho in mente di fare anche questo cardigan a Sofia. E proprio per questo ho preso dalla mia biblioteca alcuni modelli che io avevo scaricato e alcuni li ho fatti e alcuni no. Allora, questo l'ho fatto, non si vede molto bene perché è in bianco e nero, però insomma sono tutti modelli gratuiti della Drops. Io non so se avete mai visto il sito, a me per esempio piace molto il loro sito e devo dire che ho fatto abbastanza modelli perché sono scritti bene e sono facili. Quindi riesco molto bene, insomma. Questo
è uno di quelli che io ho fatto. Vi ho detto che non si vede bene perché è in bianco e nero, però è molto semplice, sempre a pannelli, perché a me piace di più, non si allargano, non lo so, mi piacciono un po' di più, ecco. E allora, quindi uno è questo, e io l'ho fatto con l'alpaca di Drops, color pomodoro, loro dicono, ma è un rosso un pochino più scuro. E poi un altro che mi piaceva molto è questo qui, sempre la stessa modella, potrebbe sembrare simile, ma non lo è. Questi sono quelli che io ho scaricato e che ho qui con me. Però l'altro giorno ne stavo vedendo alcuni perché sono usciti i modelli nuovi e ce ne sono belli, belli, sì. L'unico problema è che sono quasi tutti top down, perché adesso andando di moda questa cosa qui li fanno tutti top down, ma a me non lo so, sinceramente, poi avere tutto quel lavoro sui ferri che pesa, e poi vi devo dire una cosa, a me dà l'impressione di non essere un lavoro veloce. Io invece lavorando a pannelli, ogni volta che metto su la manica, che metto su il davanti, il dietro, oppure il pezzo di davanti e il pezzo di sinistra, è come se iniziassi un lavoro nuovo. Quindi non mi annoio. Questo è quello che penso io e come la vedo io, E quindi niente, dobbiamo decidere il colore, dobbiamo decidere la lana. Ho visto una bella lana di Drops, speravo che questo mese stesse in offerta come tutti gli anni, invece hanno deciso di non mettere l'offerta perché purtroppo non possono garantire le consegne, con il problema che insomma sta succedendo adesso in Italia e nel mondo, insomma. Allora, oggi è domenica, è cambiato l'orario e io sono contenta. A me questo orario piace. Mi piace perché è come se ci fosse più tempo. Perché, per esempio, ecco, adesso sto girando il video e noi già abbiamo pranzato. Sofia sta in cameretta, mio marito si sta riposando, sono le 2:30, le 14:30. Abbiamo tutto il pomeriggio davanti, non che dobbiamo fare granché perché voglio dire è domenica, ma generalmente insomma, però sembra come se hai più tempo. Poi non lo so, forse mi sbaglierò perché magari c'è chi dice no, quando c'è più luce. Però a me l'altro orario dopo un po' mi stanca, non so perché, boh, non so che dirvi, oggi si farà notte un po' prima. E che cosa ho fatto da stamattina? Praticamente, ovviamente noi il sabato e la domenica ci alziamo con più calma, quindi è stato fatto tutto con più calma. Dopo aver sistemato un po' casa, ho impastato il pane perché io faccio di solito la domenica e il giovedì impasto il pane. Volevo impastare anche i panini per fare le merende, ma non l'ho fatto perché mi sono dimenticata. E ho trovato la ricetta di alcuni panini al latte di amica vegetariana che potete seguire su Instagram. Se vi piace, ragazze, sono favolosi, sono buonissimi. Li ho fatti giovedì con la ricetta con le quantità che dice lei, a me sono venuti 6 panini piccoli, diciamo, tipo i bottoncini, quelli che vendono al panificio, insomma. Ok, quindi qui vedete, sono pronta per fare l'altra diminuzione dopo 4 ferri. La prima era questa, quindi 1, 2, 3. Alla quarta ho fatto la diminuzione. Adesso 1, 2,
3, alla quarta lavoro queste due maglie dritta dritta e a queste due maglie qui farò una diminuzione. I miei capelli dritti. E poi lo sapete, adesso mi è venuta una fissa che tanto lo so che oggi lo farò, qualcosa lo devo fare. Insomma, va bene, devo fare un ricamo a punto croce natalizio. Ho trovato un bel ricamo di una stella, un fiocco di neve e la testa mi dice che lo devo fare, quindi dopo magari che ho girato il video prendo la tela Ida. Ancora non ho deciso se la farò su base bianca o su base rossa e farò questo bel fiocco di Natale e poi vediamo un po' che cosa ci faccio, se metterlo tra, diciamo, le decorazioni in vendita o tenermelo qui per me. E a proposito di questo, volevo dirvi che ho aperto il mio shop su Facebook, perché in realtà io non avevo uno shop online, generalmente lavoravo in direct, quindi non, però c'è questa possibilità adesso con Facebook di mettere uno shop gratuita, tra l'altro, non hai bisogno né di partita IVA né di niente. E niente, quindi se volete andare a dare un'occhiata, il mio profilo Facebook è Soavi Creazioni di Valentina e andate sullo shop e lì per ora ci sono caricati soltanto 3 prodotti e domani però mi spetta, diciamo, il lavoro domani mattina. Dovrò fare, diciamo, il lavoro di marketing, quindi caricherò altri prodotti sul canale. E ho fatto anche l'altro video dove vi faccio vedere qualche lavoro fatto, qualche lavoro che avrei dovuto portare al mercatino. Oggi ci sarebbe dovuto essere il mercatino, tra l'altro adesso sta uscendo anche il sole, quindi magari sarebbe stata una buona giornata. Però, essendo, diciamo, un posto privato, perché il parco dove ci ospitavano è di un privato, giustamente ha deciso di non correre rischi con questo, diciamo, con il nuovo decreto e quindi niente, dobbiamo rimanere un po' a casa, ecco. Ma tanto noi che lavoriamo a maglia e che facciamo questi lavori non è che abbiamo problemi perché ci piace stare a casa, quindi l'unica cosa io pensavo, speriamo che non ci siano problemi al supermercato come ci sono stati a primavera, magari che io per esempio ho avuto difficoltà a trovare la farina, a trovare il lievito. Non so se, perché io non mi ero premunita di prenderla prima, sinceramente non ci avevo proprio pensato. Cioè io di solito quando faccio la spesa una volta al mese, la spesa per la dispensa, prendo, io la spesa vado da Eurospin e prendo i sacchi quelli grandi da 5 kg di farina e ci faccio tutto il mese. Quindi non è che avevo pensato di prendere per esempio 2 pacchi, ne ho preso uno e sì, sono rimasta che ho dovuto prendere altri tipi di farina, insomma. E allora, vi dico la verità, questa volta che abbiamo fatto la spesa un paio di settimane fa, forse, oggi è 25, sì, un paio di settimane fa abbiamo fatto la spesa e sì, ne ho presi 2 pacchi e ho preso anche un po' più di lievito, perché facendo il pane e la pizza in casa,
Che ne sai, se poi dopo non la trovi, come fai? Come ti organizzi? Sì, puoi comprare il pane, però poi il pane, cioè, il problema è che né la pizza comprata né il pane comprato ormai non ci piace più. Quindi poi è diventato un gesto talmente automatico che non fa neanche fatica, insomma. Allora, sono già 25 minuti che chiacchiero. E volevo farvi vedere un giornale, volevo farvi vedere il mio primo giornale che ho comprato quando ho iniziato a lavorare a maglia. Sono giornali presi in edicola, che non sono bellissimi, però insomma a me hanno aiutato tanto perché qualche lavoro l'ho fatto, insomma, ecco. Ed è questo qui, questo è proprio vecchio, 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 del 2009. Lo vedevamo oggi con Sofia. Le migliori idee per la maglia. Quindi, vedete? Ovviamente non sono cose moderne perché, ma già allora io alcune non è che le avrei messe, però. Adesso vi faccio vedere io, vedete ci sono le spiegazioni. Per esempio, io questo qui l'ho fatto. Questo l'ho fatto in nero, quindi un coprispalle nero che sia io che Sofia lo mettiamo abbastanza. Lo mettiamo abbastanza perché su un vestitino, su una canottierina. Ovviamente non ho fatto questo ghirigoro qui, questo noi generalmente lo lasciamo aperto e è molto semplice, molto carino. Poi non mi ricordo. Eccoci, era staccato il video perché avevo raggiunto boh, i file, qualcosa del genere. Va bene, adesso riprendiamo. Speriamo adesso, vediamo un po' se. Ok, perfetto. E, vi dicevo, questi sono altri. Vediamo un po' se da qui. Queste sono tutte spiegazioni. Questi sono altri giaffini che comunque a me non dispiacciono, eh. Sono troppo avvitati per me, però. Sempre spiegazioni, vedete c'è qualcosa anche uncinetto, no questo non mi piace, vedete questi no, non mi piacciono, però cioè, adesso per esempio sto vedendo che rivanno tantissimo i gilet, quindi questi potrebbero anche andare, no? Volendo. E insomma questi sono dei. Diciamo dei giornali vecchi, dei giornali sì, abbastanza, però per esempio guardate questo maglioncino qui. Questo leggermente più largo, boxy, per esempio, anche a livello di spiegazioni, no? Potrebbe andare. E quindi niente, questo è il mio primo il mio primo la mia prima rivista che comprai nel momento in cui ho deciso di imparare a lavorare a maglia. Dopodiché un'altra rivista che vi faccio vedere questa è un'altra rivista che a me è piaciuta tantissimo e che sicuramente voi conoscerete le persone che hanno fatto questi modelli perché una è Emma Fassio che mi piace davvero tanto e l'altra è Cristiana Brenna Marina Cantoia. Vediamo un po' se riesco a prenderli, a vedere che cosa ci dicono.
Sono belle proprio le immagini di questo, a parte la modella che è bellissima, ma sono proprio belle le immagini che raccontano comunque momenti di vita, quindi si è spenta la candela. Quindi nel momento in cui tu lo sfogli, non è soltanto uno sfogliare e vedere, eh sì, Cristiana Brenna e Emma Fassio. Quindi insomma, adesso vi faccio vedere qualche prima. Guardate. Eccomi. Guardate già questa qui, la mamma e la bambina. Guardate, qui che fanno la pasta. Guardate, qui annaffiano le piante. Belli, 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 bellissime. Questo è bellissimo, questo cappottino è meraviglioso. Io ne ho fatto uno per me in Bordeaux con una lana sì, così aerata, però il modello è della Drops. Vedete qui in bicicletta. E poi ce n'è addirittura una, eccola qui, guardate che meraviglia, dove la mamma insegna la bimba a lavorare a maglia. E guardate com'è bello questo scialle, che adesso non so di chi è, però mi piace guardare queste riviste così calde, avvolgenti, belle, veramente belle. Vedi? Qui stanno provando a lavorare con la maglieria, con la macchina, da maglieria. Insomma, sono quei bello, fatto davvero bene. Guardate quanto è bello questo. Che praticamente raccontano un po', dei momenti di vita, no? Ce n'era un altro anche. Guardate questo com'è bello. Belli, belli veramente. Guardate. Poi magari uno ovviamente non è che li fa tutti, assolutamente, però guardate. Belle fotografie. Metti lì una mezz'oretta sul divano e ti metti a guardare belle immagini che ti fanno passare anche quel momento un po' di vita, no? E dopo tutte quelle belle immagini, poi ci sono tutte le spiegazioni, come in tutti i giornali, diciamo, che possono essere di maglia, di uncinetto. E questo è un giornale che si chiama Motivi a Maglia, che io tra l'altro non ho più trovato, ho trovato soltanto questo per i bambini. E anche qui ci sono dei modelli molto molto belli. Quindi Motivi a Maglia, questo dei bimbi, e Motivi a Maglia, quello proprio per la maglia. E ho anche altre riviste, ne ho tante perché non le butto, non le butto. Ho questo Mani di Fata. Questo non è neanche troppo in là perché l'ho visto ieri. Mi sembra che sia. Ah, eccolo qui, è del 10 ottobre. No, numero 10 ottobre 2017. Quindi non è di tanto tempo fa. E già allora, si vedevano i ricami sulle maglie. Io non so se avete visto, adesso si parla molto di Rosso Cardinale, che mi sembra si chiami Dario Dubiana, ne ha parlato, anche Martina Batiali ha fatto un'intervista e lui mi sembra che ricami sulla maglia.
Ma non è una cosa di adesso, perché nel 2017, come potete vedere sulle riviste, già c'era, ok? Ma io vi faccio vedere anche che nella rivista prima che vi ho fatto vedere del 2009 già c'era il ricamo della maglia. Cioè, ragazzi, il ricamo della maglia non è che sia stato inventato adesso. Guardate qui, vedete? Ok, che magari adesso è un ricamo un po' più, cioè, con dei, diciamo, dei lavori, dei disegni diversi, però già si faceva. Questo, per esempio, è un ricamo fatto tutto a punto maglia. Io mi ricordo quando ero bambina, c'era una signora che lavorava a maglia, che conosceva mia madre, e lei aveva fatto un maglione semplicissimo, tipo quello che stiamo facendo noi, tutto nero, e ci aveva ricamato sopra delle foglie di edera bianche. Meraviglioso. Quindi non è che abbiamo scoperto l'acqua calda adesso, è che magari adesso si fanno le cose in chiave più moderna, giustamente, perché altrimenti non ci sarebbe l'evoluzione. Infatti, il ricamo, questo qui, di Mani di Fata del 2017, è un ricamo che non è punto maglia, ok? Ma è un ricamo, proprio ricamo fatto sulla maglia, quindi sul tessuto fatto ai ferri, fatto a maglia, noi andiamo a ricamare come se fosse un tessuto di cotone, di lino. Vediamo un po' se c'è qui la spiegazione. Ieri sera forse l'avevo vista. Questa è un'altra, aspettate. Vediamo se riesco, ecco qui il maglione. Allora, il maglione dovrebbe essere questo, vedete? Fatto, vi fa vedere il maglione fatto a pezzi. Questo è il dietro, questi sono i due davanti e queste sono le maniche. Ok, ecco qui. C'è la scuola di ricamo e ci dice come fare questi ricami. E il ricamo è questo. Vedete? Qui ci dice i punti che sono stati utilizzati e qui ci dice un po' come fare questi ricami. Quindi, se noi volessimo personalizzare il nostro armadio, il nostro modo di vestire, il nostro modo di sentirci, lo possiamo fare tranquillamente. Perché l'importante è imparare a fare i modelli base, come io per esempio faccio nel cucito. Io ho imparato a fare i miei modelli base dalle maglie al pantalone, alla gonna, dopodiché ognuna di noi li può personalizzare come vuole. Ecco perché io ho deciso anche di lavorare nel ramo del cucito, mandando avanti la mia sartoria organizzata. Quindi è un modo di lavorare con una base semplice e poi personalizzare quello che noi vogliamo fare. E quello che noi stiamo facendo adesso con il nostro maglioncino è questo: noi facciamo il nostro bel maglioncino, no? La nostra bella base, che in questo caso, per esempio, io ho fatto con una lana che ha le sue sfumature, vedete? Il collo viola e c'è tutta questa bella lana sfumata, bellissima, meravigliosa. Guardate che spettacolo! Quindi questo di personalizzato praticamente ha il colore, la sfumatura della lana. Nel momento in cui noi lo vogliamo fare un po' più, un colore diciamo unico, questo non è unico, però sicuramente non è a righe. Se io volessi personalizzare questo maglioncino, che non è il mio caso, no? Ma se io lo volessi personalizzare, potrei decidere di mettere una passamaneria intorno al collo, fare un piccolo ricamo, una passamaneria intorno alle maniche, di cose ce ne sarebbero tantissime. E noi avremmo quel capo personalizzato che è soltanto nostro.
Quindi proprio il fulcro, diciamo, dell'handmade, dell'artigiano. E questo è un po' quello che faccio io con la mia sartoria. E niente, ragazzi, adesso cioè mia figlia dovrà montare il video perché l'ho fatto in due parti. E speriamo che riesca a farlo uscire questa sera. Insomma, io lo carico, poi quando uscirà, magari lo metto la stories su Instagram. E niente, io vi ringrazio per essere state nel mio salotto. Vi dico ancora che qualsiasi cosa potete tranquillamente contattarmi, a me fa davvero tanto piacere. Se posso aiutarvi, molto volentieri. E adesso vi saluto e così abbiamo ancora tutto il pomeriggio davanti o la serata. E vi auguro comunque un buono sferruzzamento. Credo di fare un altro video, un podcast dentro la settimana da farvi vedere un po' di cose. E niente, ci vediamo. Buona domenica. Ciao.